della città. 7000 caffè li ho già presi perché... Un caffè con un po' di humor. Un caffè con humor. Che? Con humor. Non c'è più, è finito. Ci metto voce e fermette, uguale. Caffè corretto? Quale caffè corretto? Quello che ho ordinato lei. Ma io ho chiesto un caffè normale. Caffè normale? Sì, con utopia. Un caffè con utopia. Con chi? Vogliono un po' di utopia, un goccio. Caffè? Non più normale, ma freddo, freddissimo. Un caffè freddo, freddissimo. Ma ne vogliono un altro, lo vogliono freddo. Freddo e corretto. Freddo e corretto? Ma che dice? Bollente e dolcissimo. Bollente dolcissimo? No, amaro, tanto amaro. No, non lo voglio più. Non lo vuole più? No, signorina, lei adesso si prende tutto. Tutto, silenzio. Questo è corretto, questo è scorretto. Questo è l'umore, questo è l'utopia. Questo è dolce, questo è amaro. Questo è freddo, questo è caldissimo. E questo è offerto dalla ditta. Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente. Eccoci qui nuovamente, Civitavecchia, buongiorno! Pronti per affrontare questo martedì 9 giugno? Oggi è il compleanno di Gloria, le abbiamo cantati in tutti i modi gli auguri di buon compleanno. Beata lei che ha ancora il 2 davanti! Però come dice la nostra Gloria, l'importante è sentirsi giovani dentro. Uno dimostra quello che prova all'interno. E ora pronti per ballare tutti insieme il ballo dell'estate! Se viene dell'antico si fa subito un cappuccino. Adesso il ballo della estate, a ballo io che ballo tu. Adesso il ballo della estate, a ballo tutta la tribù. E portatelo su, prendi l'altro braccio e portatelo su, prendi l'altro braccio e portatelo su, prendi l'altro braccio e portatelo su. E che son polivo? Questo è il ballo dell'estate. E portatele su, afferra la caviglia e tirala di più. Ora con la lingua imita il cucù e adesso fai il canguro che saltella su e giù. Abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno del vostro aiuto. Fate esattamente come vi diciamo. Voi dovete fare così quando noi vi diciamo via, ok? Via! Questo è il ballo dell'estate. Della libertà, la Basilica di San Giovanni Laterano, un Roland DX5, una Jeep, un bel Rolex d'oro. E ora fai 195,7 fratto 480 per 9 alla meno 3. 108. Sbagliato. Questo è il ballo dell'estate. Ora fa, yeah, 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 a play,
è una Cambogia. Tu fai tutto quello che ti dico. Sì. Tu fai tutto quello che ti dico. Io su questa è la puntata. Inizierò ormai tutte le puntate estive con questa frase: ma tu fai tutto quello che ti dico. Perché purtroppo esiste gente che fa così e poi se ne pagano le conseguenze. Buongiorno Civitavecchia. Siete pronti? Siete carichi? Bene, perché l'energia dobbiamo trasmetterla attraverso l'etere. Dobbiamo diffondere tanta positività per distruggere il virus della pazzia che sta contagiando tutte le persone. Anche perché andiamo a leggere i giornali e oggi chi più ne ha più ne metta di notizie, insomma, non proprio belle. Allora, non voglio proseguire sulla linea di HCS Sot, perché so che nonostante fosse il compleanno, Gloria ha proseguito sulla sua linea, è andata a intervistare e ha approfondito la questione. Dunque parliamo ora anche di Italcementi. Non so se Gloria l'ha sottolineato la cosa, però ricordo che ieri c'è stato questi piccoli passi in avanti per la vertenza Italcementi. La società è disponibile a riprendere la trattativa con il Pincio. Che dire, ottimo, perché quella di Italcementi è un'altra situazione che ormai va avanti da troppo tempo e soprattutto, che possiamo dire? Purtroppo la società dice no alla bonifica dell'ex stabilimento, ma è pronta a riaprire la trattativa sul restyling dell'area. Sicuramente però tutto quell'amianto che sta lì dentro va tolto, è irregolare, non è consentito dalla legge. Poi la butto lì. Se c'è qualche cittadino che ha a disposizione un interessante, valido progetto, perché non ci provate a presentarlo? Perché uno non ci può provare un pinco pallino qualsiasi a dire: mi piacerebbe realizzare questa cosa qui, lì, in quella enorme, vastissima area. Io dico, tentar non nuoce, magari, come si suol dire, posto giusto, momento giusto, si approva il progetto promosso da Pinco Pallino, ovvero da uno sconosciuto qualsiasi che però è una persona in gamba. Poi, occhio, ora invece un'altra notizia, questa è un po' più di servizio per le persone che hanno gli amici a quattro zampe. Occhio, nuovo fenomeno di polpette avvelenate, ci sono dei controlli della guardia ecozoofila, però dopo la denuncia dei residenti di Campo dell'Oro per la presenza di polpette avvelenate nel quartiere, la guardia ecozoofila nazionale si è subito recata sul posto. A quanto pare, dagli accertamenti compiuti, non è stata trovata alcuna polpetta. Gli agenti però hanno raccolto numerose dichiarazioni dei cittadini che hanno confermato la moria dei gatti e la morte di almeno tre cani nelle ultime settimane. Un fenomeno simile, da quello che mi risulta, è accaduto anche vicino alla scuola Frascatana, dove un cagnolino ha mangiato un boccone, si è sentito male la notte e ha abbandonato il suo padrone, e questa cosa non è piacevole. Ma che gusto ci provate a mettere queste polpette avvelenate? Io lo devo proprio capire. E ora un altro allarme, questo soprattutto per le persone un pochino più adulte che spesso vengono prese di mira. Truffe, pensionati nel mirino, sono un po' di giorni che ve lo dico e continuo a sottolinearlo. Malviventi organizzati si spacciano per avvocati o appartenenti alle forze dell'ordine e, attribuendo incidenti stradali inesistenti ai figli degli anziani, si fanno dare i soldi. Raggiri che molto spesso vengono organizzati al telefono. Il consiglio: a ogni sospetto contattate il 113. E ora c'è uno sciopero contro la buona scuola. I docenti dell'istituto comprensivo Ennio Galice
di Civitavecchia comunicano che hanno aderito allo sciopero indetto da tutte le sigle sindacali del comparto scuola, bloccando gli scrutini di tutte le classi della secondaria di primo grado e gran parte di quelli della primaria. Per la giornata di oggi si annuncia la conferma del blocco totale delle sedute di scrutinio della scuola media, ad esclusione delle classi terminali. E sempre a proposito di scuola, un altro aggiornamento: una scuola di futuro. Concluso il progetto dell'Istituto Santa Sofia di via San Giovanni Bosco, finanziato dalla Fondazione Caricib, la tecnologia si sposa con la didattica tradizionale. Che carino, quindi il contributo era necessario all'acquisto di un videoproiettore e quello parziale di una LIM, ora installata nell'aula polifunzionale della scuola. Acque Tauri, ci pensa la società storica. L'amministrazione approva il progetto dell'associazione per la manutenzione del sito archeologico. La prima fase prevede la riparazione della recinzione e la rimozione di erbacce e detriti. Wow! Quindi è stato approvato proprio nei giorni scorsi dall'amministrazione comunale il progetto della società storica Civitavecchiese per la manutenzione del sito archeologico di Poggio della Ficoncella, identificabile con l'antica Acque Tauri. Si tratta della prima di una serie di iniziative che l'associazione intende realizzare per rendere l'area, che per circa 50 anni è stata completamente dimenticata e che è invece patrimonio dell'intera collettività, finalmente fruibile dalla cittadinanza. E i lavori potrebbero iniziare già a fine mese. La partecipazione volontaria è aperta ai soci in regola con l'iscrizione per l'anno 2015 e ai maggiorenni che si iscriveranno alla società storica versando una quota di 20 euro. Torniamo a parlare di scuola. Il comune di Civitavecchia, ufficio scuola e università, anche quest'anno ha organizzato la settimana dell'infanzia, la scoperta del nido, al fine di divulgare e far comprendere alla cittadinanza l'importanza dell'asilo nido e la funzione che esso svolge nel processo di crescita del bambino. Quest'anno è stata organizzata, si è tenuta ieri alle ore 16 presso l'aula Pucci del comune, una conferenza di presentazione delle strutture della prima infanzia del territorio comunale con la partecipazione della dottoressa Oliviero, e poi proseguiranno, sarà insomma possibile visitare le varie strutture comunali in modo che i genitori si possano rendere conto dove potrebbero portare i propri piccolini. E ora una denuncia, quindi passiamo da una cosa bellina a una un po' più bruttina, lo so. Allora, San Liborio nel degrado, fosse solo San Liborio, veramente, qui a tutta Civitavecchia che è zozza, 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 ma che più zozza non si può, ma da quanto tempo non la vedevamo così sporca, puzzolente, perché poi con questo caldo e con questa afa gli odori proprio vanno a nozze, quindi cammini e ti ritrovi a un certo punto a dire oh mamma mia. Bene, comunque qui è arrivata la segnalazione, c'è un'interessante foto di arbusti, cespugli, erba alta nel quartiere di San Liborio, e questa erbetta, diciamo, dov'è che è andata a crescere? Sui marciapiedi. Quindi, come si potrebbe dire, furono i marciapiedi, quelli che un tempo erano i marciapiedi ora si ritrovano ad essere dei cespugli. Interessante, forse quasi da studiare questa cosa, eh?
E prima di fermarci, ora invece un appello serio, un appello molto molto serio, prima di andare ad ascoltare cosa accade a livello nazionale. È disperato Aldo Airi, un papà civitavecchiese a cui hanno rubato la macchina a Largo Galli. Si tratta di un'auto adibita al trasporto disabili. Il figlio infatti è costretto su una sedia a rotelle e la macchina aveva quindi anche una pedana elettrica. Si tratta di una Citroën Berlingo tra il grigio fumo e il blu ed è targata, ora ve lo dico, prendete carta e penna se vi capita, perché è una vera e propria, una piccola disgrazia all'interno della famiglia, anche perché immaginate quanto può costare attrezzare una vettura con questa strumentazione. Quindi non è tanto la macchina, perché dice la macchina non mi ne importa, il problema è l'attrezzatura proprio interna. Targata EJ748WG. E così il papà fa appello a tutti: aiutateci a trovarla. Se qualcuno la dovesse vedere, non esitate. Ora che ti guardo, vedo solo il buono che rimane quando sai che tutto è perso, tutto è rotto ormai. Considerando noi soli in queste circostanze nuove, lasciamoci così, perché un legame sempre resterà. Pregherò, piangerò per desiderarti tanto, per lasciare ogni rimpianto. E no, non lo so che farò quando avrò finito il tempo e sarà tardi per l'inverno che nel cuore ho. Per te io pregherò. Change what we can, see the world the best that we know how. But now I'm left alone, left without a word. I'm so breathless, now I'm weightless. Never have I been so burned before. Forza per convivere.
con ogni vita e le sue regole. Ed è per questo che sono qui a raccontarti la storia di un uomo che ha vissuto nelle sue poesie. Angelica, ogni oggetto prende anima ed ogni suono sembra musica. Se ci sei tu con la tua immagine, Angelica, sembra che tu sia di un'altra realtà, le tue radici su di un altro pianeta. Le abbiamo appena ascoltate. Ora una notizia per tutti quei nonni che stavano facendo da babysitter ieri mattina giù alla marina, e a un certo punto vedete tutte le ruspe che arrivano in spiaggia e così via. Bene, che possiamo dire? La marina spiaggia più facile per i disabili, una ruspa al lavoro per agevolare l'accesso all'arenile. Quindi lavori in corso alla prima spiaggia e alla marina per realizzare accessi e montare attrezzature a misura di disabile, così anche i portatori di handicap potranno godere più facilmente del mare. Quindi è entrato proprio nel vivo il progetto dell'associazione il Melo Grano, e tutti ieri che si chiedevano ma cosa succede giù alla marina, come mai c'è la ruspa, ma dopo le polemiche, forse magari dopo le polemiche che di questi giorni, che tutti i vari chioschi che stanno sul lungomare che si sono dovuti attrezzare da soli, hanno dovuto chiamare loro stessi le ruspe a proprie spese, dice magari il comune si è svegliato. No, non è comune, è un'associazione privata, parliamo dell'associazione Il Melograno, che attraverso un progetto che ha presentato al comune, che è stato approvato dal comune, permetterà anche ai disabili e quindi alle persone che hanno difficoltà motorie di andare al mare. Quindi avremo ora, oggi come oggi, ci ritroveremo una marina come possiamo dire riaggiustata a pezzi, ovvero ci sarà la parte di fronte al stand, la parte di fronte alla prima spiaggia, la restante comunque completamente all'incuria. Anche se forse dicono, ora vedremo, lo scopriremo tenendo sott'occhio bene i lavori, credo che l'associazione Il Melograno
aggiusterà anche un po' di più rispetto a quello che dovrebbe. Almeno così dicevano ieri mattina alle nonne e nonni incuriositi, che dicevano: ma cosa succede? Qui rifacciamo la spiaggia, mettiamo a posto tutte le aiuole, mettiamo a posto tutti quei sassi che sono in verità gli scalini o il marciapiedi, quelli della marina prima della spiaggia, che sono quasi tutti saltati. Forse l'associazione Il Melograno penserà anche a questo. Comune, dove sei? Sei scomparso, che fine hai fatto? Ma è possibile che qui dobbiamo essere sempre noi cittadini in prima persona a doverci occupare della cosa pubblica? E ora un'altra bella notizia, questa volta dal mondo della cultura e dei libri. Ve lo ricordate, è venuto qui ospite a Pausa Caffè, stiamo parlando del dottor Gino Saladini, l'uccisore sbanca le librerie. Il noir di Saladini è già alla seconda ristampa, le prime 10.000 copie polverizzate in poche settimane. Il nuovo romanzo del criminologo civitavecchiese verrà tradotto in tedesco e probabilmente anche in inglese e spagnolo. E ormai, dottor Saladini, accendo la televisione e io me la trovo sulla Rai. Sì, l'ha fatta di strada il Gino Saladini, veramente complimenti. Con questo uccisore ha veramente trovato il libro che io me l'auguro con tutto il cuore, perché comunque quando si tratta di persone della nostra città che spopolano, io sono felicissima, anche perché di talenti ne abbiamo moltissimi qui dalle nostre parti. Poi, come dice la canzone che è di Gianni Morandi, uno su mille ce la fa. E ora un'altra bella notizia, un'altra dedica per Alessandro Di Mito, la Sala della Musica della Laurenti, una cerimonia semplice e toccante, quella organizzata ieri mattina dalla Scuola Elementare Cesare Laurenti per l'intitolazione della Sala della Musica ad Alessandro Di Mito, giovane musicista scomparso prematuramente lo scorso novembre. Nei giorni scorsi gli è stata dedicata anche quella del Liceo Galilei. Alla presenza dei genitori di Alessandro, il dottor Giuseppe e la signora Letizia, che lo scorso mese di marzo avevano donato alla scuola 20 chitarre, e della sorella insegnante del circolo, è stata scoperta una targa ricordo. Poi i bambini delle classi quarte, dopo aver frequentato un corso di alfabetizzazione con l'insegnante Barbara De Paolis, hanno suonato e cantato una delle canzoni scritte da Alessandro e cantata con il suo gruppo, gli Allo Socrate. Io un piccolo assaggio ve lo voglio dare di quella che erano le loro canzoni degli Allo Socrate, Stelle di Polvere. Lontano, fuori queste stanze, dentro le mie storie scivolo, scivolare lento fra i ricordi dentro il tempo, c'è un mondo chiuso dentro il mondo, fuori tutti guardano, il cielo nero è solo il sole che gli dà lo spazio e illumina una stanza piena di ricordi e di fotografie. Ecco, verso che dà spazio al nostro corpo, è come il corpo che dà vita ai nostri cuori. Stelle di polvere, la mattina sul soffitto come la polvere. Aspetto a
navigare libero, libero, libero da forme, da regole e contorni, i suoni e i colori nella mia mente implodono. Il cielo è nero sul sole che gli dà lo spazio, illumina la stanza piena di ricordi e di fotografie. È come l'universo che racchiude il nostro spazio, è come il corpo che dà vita ai nostri cuori. Stelle di polvere, la mattina sul soffitto come la polvere. L'aspetto stelle di polvere. Belle, belle. E stavano facendo tanta strada con questo gruppo, gli Yellow Socrates. Però fa piacere, insomma, quando a Civitavecchia vengono ricordati queste persone, questi bravi ragazzi. Bene, io vi ricordo che fra pochissimo si continuerà con Pausa Caffè, ma si parlerà inglese, perché nel frattempo in sala d'attesa ho visto che è arrivata la nostra English teacher, ovvero la nostra Sophie Bennett. Sempre un piacere. Siete pronti per imparare a familiarizzare con questa lingua tanto ostile, come dicono molti, o tanto sconosciuta e così via? Bene, io me l'auguro con tutto il cuore, perché ricordatevelo che noi stiamo per diventare ormai, anzi, siamo diventati una città di mare che è, come possiamo dire, sobbarcata, riempita, piena di turisti. E qual è il miglior modo per dialogare con loro? È solamente uno, saper dire due paroline di inglese. Ora, ultima battuta per quanto riguarda la nostra amministrazione, ne ho dette di belle, di cotte e di crude, belle e brutte. Un piccolo assaggio di politica, questo piccolo articolo lo troviamo in particolar modo a pagina 41 del Messaggero. Vi ricordate, è stato presentato il bilancio. Come ripianare il debito? Vendendo i beni comunali. È una delle soluzioni prospettate dall'assessore Tuoro per rientrare dai quasi 40 milioni di disavanzo. Ragazzi, è tosta sapere che il comune comincia a vendere i propri beni. Sottofondo lounge, questa è l'estate, Sophie, si cambia un po' tutto. Nel frattempo, ve l'avevo detto, si parla inglese. Good morning, Sophie Bennett. Good morning, Silvia Ciamagnini. Silvia Ciamagnini, mi piace questa cosa. Ciamagnini. Ciamagnini, Ciamagnini. Yeah. Amazing, amazing. Allora, Sophie, ti ho rapito. In English. Hey, what a minute, just a minute, in English. Oh, sorry. Okay, you're looking what before that when I called you. Oh, what was I doing? Actually, I was reading a fantastic idea. Oh, amazing. Fantastic idea for Civitavecchia. Ah, fantastic idea for Civitavecchia. Yeah. Cioè, una bellissima idea per Civitavecchia. Ci piace, questo è il posto giusto al momento giusto, Sophie. Okay, it's called The Little Free Library. Oh. The Little Free Library. Can you translate that, please, for the è listeners? È una piccola libreria gratuita. Yeah, you fell into the trap here. Library, is it biblioteca or libreria? Biblioteca. Yes. So it's a little free library. Perché non è libera, non è gratuita di solito la biblioteca?
Hey, but this is, yeah, you're right, actually, you're right. It's a kind of, yes, you're right, I hadn't thought about that. However, this is different, because it's not the library that you go to, for example, on Piazza Calamatta in Civitavecchia. It's not in four walls, nelle quattro mura, invece sono fuori per strada, li trovi nei posti fuori in città, nel parco, in questo senso free, maybe. Uh-huh. Not, oh, this is so interesting, isn't it? Abbiamo library che biblioteca o libreria. Sì. Poi free, questo significa free libera. Vuol dire libera, che libera. La puoi trovare ovunque, è vero, fantastico. Libera, gratis sempre. Certo, perché è gratis. Quindi, ma chi è la giornata? Non è stata già la giornata internazionale del libro? No, it's the 23rd of April. 23 aprile, c'è la giornata mondiale di lettura. Oh sì, è passato, è vero. Mamma mia, oh my god. Sophie, oggi. What year is it? Today is 9 of June. Which year is it, che anno? 20 and 15. Okay. Anyway, quick, change the subject. So the Little Free Library is wonderful because it started in America in 2009. Where two Americans decided to build these little boxes, which they put in public places. So, and I love this idea. It's great. I'm going to do it. Okay. Abbiamo capito che gli era piaciuta tantissimo questa idea, Sophie. Che no, it's wonderful. So, for example, if you're walking along the viale, sì, you could just find these little boxes, and you open the door, and inside you have a selection of different books Ma è in corso questa cosa? Allora, in corso. It's in progress in America, in Berlin, in Rome. Evidently, I haven't seen it in Rome, and it's going to be starting in Milan, and soon, of course, it will be starting in Civitavecchia. Why not? Yeah, absolutely, why not? I mean, it's a great idea. It's a great idea, e non è la prima volta che l'hanno fatta, devo dire la verità, dove per la giornata del libro lasciavano per la strada dei libri che tu potevi prendere, leggere e poi assolutamente portare indietro. Yeah, that's the problem with books. You never get them back. I'll tell you a story. When I was about 20, there was a boy that I really fancied. Okay. And I lent him all my favorite books because it was a way of getting to know him. I lent him 10 of my favorite books. 10? 10 of my favorite. Yeah, I really liked him. And I never got them back. And I never got to see the boy. And so there we go. The moral of the story is, for whatever reason, do not lend your books to anybody. Ragione Sophie, non prestate mai i libri vostri preferiti perché è rischiosissimo, non torneranno indietro. Anch'io ho prestato tanti libri, non mi sono tornati indietro. A volte te lo dimentichi, dici ma il libro, boh, va a capire a chi l'ho prestato, proprio questa è la frase. Amazing, fantastic, ok. Che cosa dite voi in italiano? Si chiama Pietro? Pietro torna indietro. Ok, which I try to translate to English, we say we call it Jack, so give it back. Ah, certo, Jack, give it back, è fantastico, sempre un discorso di rima. Quindi in questo senso non c'è l'humor, English humor. No, not really, no. In fact, it doesn't exist in English. We don't have that kind L'hai of thing. L'hai inventato tu? Yes. Fantastica la nostra Sophie. Genius, total genius. Sì, un vero e proprio genio. Okay, welcome to everybody. Today we are talking about reading and books. Oh, fantastico. Reading and books, perché Stringent. Leggere fa bene. Leggere è come se tu facessi un viaggio. Exactly. Exactly. And there's new research, qualche ricerca nuova anche, che attesta tutto quello che sentiamo comunque, che ci fa bene, che ci arricchisce, e adesso c'è la ricerca che lo prova. In fact, I was doing my story time project in the elementary school, 16 settembre, last week, and the project was story time, so it was reading books with the children and telling the stories, and they had to remember the vocabulary and play out. And I was explaining to the parents, dicevo ai genitori, è una cosa che voglio fare, but in this era of technology, the art of reading is getting lost, and the art veramente? Of, yeah, children don't read as much as they used to. Nonne che siete all'ascolto, avete sentito, che però lei si sta perdendo l'usanza di leggere i libri, invece leggere fa bene ai bambini e agli adulti. Ecco, no, lo scusate, ci tengo, perché poi detto da una persona che sta all'interno della scuola, che ha contatto con i bimbi, e poi ti rendi conto che non leggono più. E le favole? Yeah, what a shame. I mean, I can see the children who do read,
The children who are studying English who do read are usually the children who have more imagination. Yeah. Better vocabulary. Yeah. And, as this research proves, maybe a better understanding of their emotions and relationships with other people. Ah, no. Ok, ci sto. Would you like to translate that? Ok, che fa bene. Già me lo sono dimenticata. L'interprete simultaneo. Mi ricordo solo l'ultima frase, che fa bene anche alle relazioni tra le persone, ti fa provare emozioni. Imagination. Immaginazione. Vocabulary. Vocabolario. Naturalmente, yeah, impari nuove parole. Yeah, makes you more articulate. And this, the fact that it improves your relations, your social relations and emotional... your emotional and intelligence. Sì, la tua, come possiamo dire, vabbè, la tua emozionalità, come possiamo dire, intelligenza emozionale, tradotto letteralmente. Sì, che esiste, comunque che esiste. Diverse dicono, lo so che se c'è qualcuno lì, scientifico, che vuole la ricerca, non c'è proprio una ricerca proprio su questo, ma è molto creduto nel mondo di insegnamento, particolarmente inglese, diversi tipi, multiple intelligences, diversi tipi di intelligenza. Sì, ma io ci credo che, mi dispiace dirlo, qualcuno ora mi lincerà, però, che esistono vari livelli di intelligenza, cioè il cuore e la mente comunque sono sempre un po' diversi e differenti, però seguono sempre dei percorsi che no, a volte si incontrano ma a volte si separano. Yeah, not only emotional but also musical intelligence, yeah, physical intelligence, think of dancers, sì, that sort of body intelligence. Mathematical intelligence, sì, which, intelligenza matematica, sei tu, Sophie? Absolutely not. Un'intelligenza economica? Absolutely not. Ok, che... What's left? Che è rimasto? No, a little bit of physicality and a bit of language. La risposta giusta è: io sono me stesso. That's right, just myself. Ci fermiamo che andiamo ad ascoltare le news. Rimanete qui, molto interessante oggi. Readings and Books. I was just guessing.
Nice, nice and relaxing. Good music to read to. Sì, è vero. Yeah. Una bella musica per leggere. Yeah. Are you reading any books at the moment? Are you reading a book? Sì, la, come te lo spiego, Glenn Cooper, la biblioteca dei morti. Oh. A thriller. It's a thriller, is it? Lots of dead people, lots of murders. Sì, è complicato. Allora, come te lo spiego? Perché non voglio dire troppo, è molto avvincente come libro. Però esiste questo famoso libro all'interno del quale sono scritte tutte le date di nascita e morte di persone da, non mi ricordo se è da prima del 1000, dal dopo Cristo, tot dopo Cristo, fino al 1500 e rotti. 1500 e rotti, okay. A quale ora non mi ricordo di preciso. E la cosa curiosa è che effettivamente poi la gente moriva in quella data. Okay, so is the story è ambientato, it's set when? Fanno il tempo di oggi e nel Medioevo, un flashback, okay. Perché poi vengono ritrovati questi libri. Right, okay. Nell'attualità. È molto intrigato, molto good plot. Sì, perché poi subentrerà naturalmente. Vabbè, non posso dire tutto. What happens? Che succede? Però lo consiglio a chi piace il genere thriller. It's interesting. Would you call it literature? Lo chiamereste letteratura, this book? Is it literature? No, letteratura secondo me è altro. Okay, that's interesting, isn't it? Because this, we're talking about books and the importance of reading. Yeah. And they have done some research. There were a couple of psychologists in New York who did some research about the impact of reading. Sì. I benefici di leggere, ma hanno detto che è importante che è letteratura, literary fiction, perché non-fiction o pulp fiction... Sì. Questi tipo i bestsellers non hanno il stesso tipo di beneficio per sul cervello, sul nostro modo di essere. Interesting that. Ma non si sono messi per definire what's literature and what is not literature, perché dove c'è la linea di... Infatti, cioè, a mio avviso non è letteratura. Letteratura, non lo so, forse quella che si studiava a scuola, i grandi autori, cioè parliamo di Shakespeare, Dostoevsky, García Lorca, poi in Italia abbiamo che abbiamo? Yeah, come on. Tanti! The Betrothed, I Promessi Sposi. Manzoni, great book, I love that book. Sì, no, il problema secondo me è che da noi te lo fanno odiare a scuola. It's a shame, è un peccato, it's a shame, isn't it? Yeah, I studied literature at university as well, and I remember when I finished my literature degree, finito la laurea di lettere, I remember getting a book, it was Sylvia Plath, The Bell Jar, and I remember reading my first book just for pleasure. Oh, solo per piacere, just for pleasure. Perché senza analizzare, cercare qualcosa nel personaggio, qualcosa nel tema, analysis that just makes you hate literature and poetry as well. Don't they make you hate poetry at school? Le poesie. Oh, at school.
però te le facevano studiare con la metrica, la dovevi imparare a memoria, dovevi capire il significato nascosto profondo dell'artista, e poi ti interrogavano, e quindi exactly. And where's the beauty of it? Because I don't think the poet wrote the poem for that reason. Il poeta non ha scritto il poema per quel motivo. Non credo proprio. No. Io credo che l'ha scritta per perché gli andava. Gli andava di trasmettere un messaggio fondamentalmente, e alcuni lo recepiscono in un modo e a mio avviso altri lo recepiscono in un altro modo. Yeah, and that's fine. That's fine. So anyway, going back to this research, these psychologists in New York, they've proved that reading literary fiction, leggendo la letteratura, è quello che mi hai detto prima, sì. Ecco la ricerca che lo prova, enhances, so migliora, the ability to detect and understand other people's emotions. Cioè, la capacità di percepire le emozioni delle altre persone, quindi sempre della relazione tra individui, yeah, parliamo. Detect, come, how do you say detect? Per percepire and understand, comprendere other people's emotions, which could be a reason why these days in society we have so many problems with conflict, so much violence, because there is a lack of understanding. Forse per questo motivo le persone non leggono, non riescono a comunicare e comprendere l'emozione degli altri, non riescono, allora per questo abbiamo... È vero, perché comunque se tu studi e vai a leggere artisti particolari, artisti come abbiamo, io dico Leopardi perché parliamo del pessimismo cosmico con Giacomo Leopardi, che è un importante poeta che si studia a scuola, e tu dici, ma questo stava veramente male per avere tutti questi pensieri un pochino strani, perché li fai queste congetture a scuola, però capisci che forse siamo esseri umani, ognuno è diverso dall'altro e esistono differenti livelli di sensibilità, forse. Yeah, that's interesting when you say about Leopardi, che he was a complicated person. What they say in this research is saying what great writers do, i grandi autori che fanno, che ti trasformano nello scrittore. Allora, tu riesci, comunque sei immerso in questa complicazione di complotto, di relazione, di tutto nel libro. Allora, è un modo anche vicario, si dice? Sì. Un modo per avere questa esperienza, è un modo virtuale, diciamo, a virtual way of having this experience. So, you gain experience without actually living it, which makes you wiser, così diventi più capace di trattare forse quando ti succede veramente nella vita reale. È vero, condivido in pieno. Sicuramente leggere fa bene, ti apre la mente, lo dicono da sempre, leggere ti apre la mente, fa bene al corpo e all'anima. Yeah, it's like traveling in a way, isn't it? Same kind of thing. Traveling through the pages. It's a kind of traveling. Yeah. È un tipo di viaggio, ma in effetti a volte non so, magari io perché sono una persona curiosa, devo andare a fare un viaggio in un paese straniero, lontano, ma lontano. Mi piace leggere libri inerenti a quel paese, è anche un modo per dire ok, il mio approccio con quella cultura forse non sarà così scioccante come molti dicono, ma sei già in parte preparato. E it's quindi true. È come se inizi il tuo viaggio. It's true. Also, if you think, if you read South American literature, I've never been to South America. I've never been to South America, but in a way I have through reading the books. You know, if you're reading Coelho or Gabriel Marquez, it gives you an idea of that South American mentality. Yeah? Eh sì, fa bene leggere perché capisci quella che è la loro mentalità, così almeno quando parti e arrivi non sei scioccato e fai... Yeah, absolutely. Which is something that maybe technology doesn't do. I mean, I was speaking to the parents at 16 September at the elementary school, and saying how important, not to say that there's anything wrong with technology, it's fine, but I still think we need to maintain a balance of using technology, children using technology, and reading, because the reading maybe also develops the ability for critical thinking. Condivido in pieno. Sophie, la traduco, mi permetto, ha avuto un incontro con i genitori della scuola Cesare Laurenti e diceva ok, la nuova tecnologia fa bene, ci deve essere, siamo colpiti, cioè fa parte della realtà, però è giusto integrarla anche con la classica lettura, perché la lettura comunque bilanciare, quando parli balanced, bilanciare le due cose, ovvero nell'una troppo, nell'altra meno, ovvero in maniera insieme devono camminare, e così renderanno sicuramente il bambino migliore e gli insegneranno molto di più. It also gives them the ability to think critically, di pensare in modo critico.
pubblico, certo. Perché come si può sapere che un'informazione è vera online? Siamo bombardati di così tante cose, in modo molto superficiale anche. Sì. Allora, come si può sapere che cosa è vero o non è vero? You know, what's true and what is not true? And there, I think, the experience of reading is something that makes kids think. When they're reading stories at a young age, they have to participate in the story. And they have to develop some kind of imagination and ability to think things through. Beh, guarda, la riassumo. Leggere ti dà gli strumenti per poter capire qual è la differenza tra qualcosa di non vero, qualcosa di illogico e quella che potrebbe essere la realtà, ma anche gli strumenti per comprendere, yeah. Per comprendere, gli strumenti per comprendere la vita e le informazioni che ci arrivano. Yeah. Giusto? Yes. Ci fermiamo qualche istante, momento commerciale. Pubblicità. Radio Stella Città. Rimanete con noi. Stay with us. Resti al GNU. Radio Stella Città. TheMaster.it. SOS PC. A Civitavecchia, l'unico servizio assistenza PC a domicilio. Riparazione PC, configurazioni periferiche, installazione impianti di videosorveglianza. Creazioni siti web statici e dinamici, reti LAN private e aziendali, piccole app Android, computer grafica, SOS PC, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Per informazioni 348 9209 344 www.de-master.it. For the love we had, living not for reality.
Ma Imagination è questa che oggi vogliamo far uscire fuori dall'etere da Radio Stella Città. Mazza che obiettivo profondo. Yeah, but if there's no imagination, there isn't anything, isn't there? Because è I suppose vero. Imagination is the heart of any kind of creativity, any è kind vero. Of invention. È vero, l'immaginazione è alla base di tutto, di qualsiasi situazione, ma anche della tua vita, perché se tu sei una persona che ha immaginazione, trovi sempre il modo, la strada. That's trovi right. sempre la strada. Yeah, gosh, you're so philosophical today, Sylvia. Lo so. No, più di tanto, ogni tanto mi chiamano più la moralista. Ah, really? Yeah, I can faccio un po' la moralizzatrice, che dico, cercate di trovare gli strumenti, ma ce la potete fare, a fare qualsiasi cosa. Absolutely. Where there's a will, there's a way. No doubt about it. Because imagination gives you vision, and then you can have objectives. Sì, è vero, so. È vero. So, another big question. Paper book, paperback writer, paper book or ebook? That is the question. Sophie chiede, faccio la traduzione, classico libro di carta o l'ebook? Voi okay. che ne pensate? Woo! Paper book, ebook. Allora, cosa ne pensate? Fate sapere 0766 542 970. Questa è Pausa Caffè, Silvia Tamagnini e Sophie Bennett. Questa è la domanda. Però nel frattempo noi cercheremo anche di darvi quella che è la nostra opinione, giusto Sophie? Absolutely, I'm just going to tell you a little story. If we've just got time now. About 20 years ago I did a bicycle ride through France. Sì. Okay, and it was about 6 weeks long. So I went down through France and over the Pyrenees. Cioè tu hai fatto quello che vediamo fare a tutti gli stranieri in bicicletta, that's right. Il viaggio. Grande, ti ammiro Sofì, ti ammiro. Mai più. Quando li vedo dico, ma poveri voi. Quindi 20 anni fa, 25 all'incirca, diciamo, dai. Se vedevate una ragazza bionda, piccolina in bicicletta, può darsi che era Sophie Bennett che girava il mondo. No, only France and Spain. Anyway, I was being extremely pretentious and I was reading, pretenziosa si dice. Sì. I was being extremely pretentious and I'd taken a massive book, Simone de Beauvoir, the Second Sex, okay, questo grande... Cioè si è portata il cosiddetto mattone dietro, il libro quello alto, un palmo di mano, quante pagine, 1000 rotti. I can't remember, Simone de Beauvoir, because I thought that would last me, durerebbe tutto il viaggio, but the problem is very heavy. Certo che era pesante. And cycling every day, the weight became a very important issue in my life. La questione del peso sulla mia bicicletta è diventata più importante. Certo. Allora, quello che potevo buttare lo buttavo. Il libro? So I said, no, what I did is, as I was reading the book, when I finished a chapter, yeah. I ripped it, lo strappavo, I ripped it and I threw it away. No, cioè non sai che l'ho pensato, ho detto non mi dire che l'ha fatto, e l'ha fatto per alleggerire il peso che faceva ogni volta che leggeva la pagina, la strappava e la buttava. Cioè... Sacrilege, isn't it? Sacrilege. You would have thought I would never do that normally, I promise. But anyway, yeah, I did it. So I ended up with half a book. Certo, quindi alla fine è diventato metà libro. Ma l'hai letto? L'hai finito nel no, viaggio? I don't think I did ever finish it. Like I said, I was being a bit pretentious, really. I sort of work. Era giovinezza, beata giovinezza. That's right. Fantastico. Comunque, ebook o libro cartaceo? So, and the reason I'm telling you that story, because if I'd had an ebook, yeah, I wouldn't have had that problem. Se tu avessi avuto un l'ebook non avresti avuto alcun problema, te lo posso assicurare, perché lo puoi portare ovunque, leggero, tascabile, comodo. I could have read all the French authors, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Camus. Ma la cosa figa dell'ebook è che non è che ti portavi dietro un solo libro, hai una libreria intera. Dipende dalla memoria dell'ebook, però anche 300 libri ci puoi rimettere dentro. Exactly, eh? Yeah. In fact, I was talking to a student yesterday about this and he said now he's got to move house. Deve fare il trasloco. He's got to move house. And he said it's fantastic, he said, because I've got my ebook. So I haven't got the problem of moving all my books again. Certo. When I thought, wow, maybe you could convince me. Because that is such a problem when you move. In fact, in England, about 25 years ago, I left all my books and they're still...
in my mother's cellar, I think, and they're starting Forse si stanno marciando. Nah. So yeah, I have this idea. All my books and boxes and boxes of books still. Certo, li hai lasciati tutti a casa della mamma, ma è normale, ma anch'io, io ancora ho i libri a casa di mamma che mi dice quando te li vieni a prendere. Exactly. E io li faccio, mamma, non c'entrano più a casa. E yeah. Il motivo per cui mi sono comprata un ebook. Exactly, and even more reason why we could do the free library, because instead of having all those books rotting in our mother's cellar. Invece di avere tutti quei libri che si marciano nell'attico della casa della mamma, sì. We could make them available to everybody, you know? Sì, sì, con l'ebook hai la tua libreria personale sempre con te. Yeah, yeah, sembra yeah. Che stiamo facendo la pubblicità all'ebook. Buy now while stocks last. A proposito, chi è interessato? Abbiamo una nuova offerta. It's not true. I haven't got one, actually. Non no. Ce l'ho. I haven't got one. Io l'ho comprato. Io sono caduta in tentazione. Sono già da 2 anni e ho letto già tantissimi libri. Yeah. Is it the same thing as having the paper in your hand, the smell of the paper, you know that? È la domanda che fanno tutti. Yeah. È la domanda che fanno tutti. Ok, il piacere di leggere un libro è sempre un piacere. Yeah. È diverso. Però vi dico che uno, l'immagine sembra veramente che tu stia leggendo sulla carta, perché yeah. la tecnologia è fantastica, yeah. È opaco. Poi yeah. La cosa bella è che puoi anche ingrandirti o rimpicciolirti il carattere come tu vuoi. Okay. Però sembra di star leggere una pagina. Really? Ok. E poi è pratico perché tu spingi un pulsantino e sfogli. Sfogli. Che vi posso dire? Io all'inizio ero molto titubante, avevo questo rapporto un po', ma da lì è stato come una droga. Adesso non lo lascio più, anzi, adesso mi sto leggendo un libro normale di carta. Yeah. Il mio compagno mi ha rubato l'ebook e se lo sta leggendo, e io sono arrivata a dirgli forse ne dovremmo comprare un altro. Right, okay. Già. So no going back. But that's technology, isn't it? Once sì. You've got it, same with the washing machine, same with the television, same with the dishwasher, same with any kind of gadget. Once you've got it, una volta che ce l'hai, you don't go back, non si torna indietro. No, perché poi è bello perché ti lascia il segno, quindi tu hai smesso di leggere lì, invece quante volte tu hai il segnalibro, ti cade il libro per terra, esce fuori il segnalibro e dici, no, a che pagina stavo? True, yeah, I suppose so. They'll become collector's pieces, I suppose. Diventano parte della storia. Sì, io ho messo tanti anni, tanto tempo prima di convertirmi, però... Scusate, il fascino del libro è il fascino del libro. It's true. Anyway, I still haven't converted yet, but I think there's a good chance that I might do, just for this convenience of the fact that you can take it around wherever you are, and also if you're traveling, if you're going by plane or train, and it's il really instead of carrying fantastico. Carrying all these sì, sì. books around with you. Yeah. So anyway, I'm on the threshold. So that's all. Yeah. We'll see. Chi lo sa se la nostra Sophie Bennett anche lei si convertirà all'ebook. Voi non mi avete fatto sapere nulla. Quanti di voi hanno comprato l'ebook recentemente? Io l'ho anche regalato. Oh, that's a nice idea. Who did you give it to? L'ho regalato a mio fratello e a mio suocero, insieme al mio compagno. And are they using them? Sì. They're using them. Soprattutto mio fratello per viaggio, perché è comodissimo, deve andare in Cina, in Africa per lavoro, quindi invece di portarsi il libro che è ingombrante, l'ebook piccolino, lo metti nella tasca del giaccone quasi. Yeah, perché quello è il problema, quando fai anche il low cost, che non hai molto spazio disponibile, devi sacrificare il libro qualche volta perché non c'è spazio per mettere tutto. E no? Invece con l'ebook te lo metti tranquillamente nel taschino, perché poi puoi scegliere varie dimensioni, però il classico, non mi ricordo quanti pollici, 7 pollici mi sembra. Yeah, is it 7 inches? E' comodo, te lo porti ovunque. Listen, you are preaching. Preaching. Predicando. promotion. Ma io lo dico perché, ritorno che sono d'accordo con te, grazie che hai portato questo argomento, Sophie, oggi, perché leggere fa bene. Yeah, it's not to be undervalued. Purtroppo io direi che stanno perdendo the new generation. Sì. Sembra un cliché, the new generation reads a lot less than they used to do, and reads maybe the information is always very superficial, sì. And very short. Even newspapers now, we read newspapers online, so it's short headlines. You might catch the news through Facebook. How often do people buy a proper newspaper now with real long articles where actually it's developed a more in-depth sì, è vero. Coverage of the story? So
our understanding of situations, political situations, environmental situations, is very, very superficial. And hence, we do get rather superficial discussion about it. You know, people's opinions are based on very superficial facts, really. È vero. Faccio un riassunto che è molto superficiale la comunicazione che oggi noi recepiamo, l'informazione anche dei giornali stessi. Uno magari su online legge il titolo, l'occhiello, la parte sotto due righe, e poi lascia andare, perché poi leggere effettivamente al computer fa male anche agli occhi, ti dà fastidio. Quanti sono di voi che comprano il giornale e effettivamente leggono tutta la notizia? In pochi. Io credo veramente in pochi, purtroppo. Quindi leggere si è perso un po', invece andrebbe riscoperto, perché fa veramente bene. Sì, e anche magari leggere anche in lingua originale. Absolutely. I mean, it's great for your vocabulary. It's the best. Actually, I have a library of books. If anybody wants to come and borrow some English books, feel free to come along and borrow them in our English library. Books. È vero, Sofia, a scuola ce l'ha tanti di libri e li presta, però li dovete riportare. Their name is Jack. Jack. Their name is Jack, so bring them back. If not, I'll come looking for you. Se no, vi vengo a cercare. I know where you live. Io so dove vivete. I'll kill you. I want my book. Bello. Okay. Fantastico. Did you say people are scared of me? Attenzione, avete capito perché Sofì quando la vedono incute timore? It's not true. Just don't steal my books, okay? Perché non dovete toccare i suoi libri, capito? Toccatele tutto, ma non don't i suoi libri. Don't touch my book. Stop, yeah, stop. Okay, if not, who knows where we're going to go. Okay. Thank you very much. Thank you very much. So, actually, we had a very nice idea just now. Siamo pensando di fare un story time on the radio with some children. So, watch this space. Listen to this space. Who knows, next week we might do... Magari la prossima settimana. Quindi uno spazio in inglese ma dedicato ai bambini, dove si racconteranno storie. E magari anche i bambini stessi potranno interagire anche loro chiamando in diretta, non è un problema. Io so che magari se c'è nonna Rosetta che ci ascolta e magari è in compagnia del piccolo Andrea, io sono sicura che il piccolo Andrea, anche se ha 3 anni, proverà a dire qualcosa. No, ma poi c'è Sebastiano che è un pochino più grande. Ok. Che quindi magari interagisce. Yeah, forse gli animali, maybe they know the animals, dogs. Dog. Cat. Miau, miau, miau. No, woo-hoo is actually a dog, Sylvia. Fantastico. Sofì, grazie di tutto. Thank you. E una piccola notizia di servizio, vi ricordo, giovedì non ci sarà l'appuntamento con la nutrizionista perché è anticipato a domani mattina, quindi sintonizzatevi sempre qui su Radio Stella Città, i consigli su come mangiare bene quella che è la frutta e la verdura di stagione. Ok, io sarei molto interessata a quello che dici su questa nuova fad delle centrifughe. Dei centrifugati. Chiedi una domanda dalla parte mia. Qual è la sua opinione su... L'abbiamo già fatti, i centrifugati. Really? I wasn't listening, sorry. Che cosa ha detto? What did she say? Che fanno bene. Fanno bene, ok. Fanno bene, fanno benissimo. Allora, tutto centrifugato ormai. Sì, però te lo devi fare tu e bevuto fresco lì per lì. Ok. Perché se no tutte le proprietà vanno via. Okay. All right then. Okay. Thank you very much. Ciao, a domani. Bye.